109 equipaggi al via del Rally Coppa Valtellina, 43 parteciperanno alla gara internazionale di oltre 130 km, 63 di iscritti al nazionale che sfiora i 90 km, tra le auto da sogno iscritte allo storico. Nella ERC Luca Rossetti, campione uscente con 3 vittorie in bacheca, sarà navigato da Eleonora Mori su Skoda. Principali rivali tutti su ERC di marca Ford, Walter Gentilini, Roberto Cresci e Marco Genesini. A Morbegno in sala consigliare tolto il velo sull'evento organizzato da Promo Sport Racing e Automobile Club Sondrio, rappresentato dal direttore Roberto Conforti. Il Rally Coppa Valtellina si fa in tre? Sì, su tre fronti, 62esimo Rally Coppa Valtellina internazionale, valido per l'International Rally Cup, 19esimo trofeo Valtellina con 84 km e a seguire il primo rally historic dedicato a Giulio Berti. Il Coppa Valtellina internazionale vanta 132 km di prove speciali, in totale sono 11 prove speciali, 5 ripetute due volte e una la città di Morbegna una volta sola. Grande novità di quest'anno, la prova spettacolo di venerdì 7 nel cuore di Morbegno con partenza alle 21.15 da Piazza Sant'Antonio, speciale di un chilometro che si svilupperà lungo via Vanoni. Per il pubblico ingresso a pagamento, residenti e commercianti della zona potranno utilizzare invece i varchi presidiati dalla Proloco. In panorama nazionale forse una delle prime volte che viene fatta una prova speciale all'interno di un centro storico e qui devo ringraziare l'amministrazione comunale di Morbegno, devo ringraziare prefetto, viceprefetto, la questura, le forze di polizia, i vigili del fuoco, tutti coloro che hanno collaborato in questi giorni, in queste ore stanno collaborando e il comando della polizia locale di Morbegno. Morbegno sarà protagonista della Coppa Valtellina. Sì, la 62esima edizione ha premiato la prova di Morbegna, una prova bellissima in centro storico, alla cui richiesta abbiamo aderito con molto entusiasmo, nella certezza che sarà una giornata di grande promozione, di grande sport, un evento meraviglioso, storico, che si unisce alla storicità e all'accoglienza della città di Morbegno. Lo shakedown da Cercino a Cino dalle 8 a mezzogiorno di venerdì, lo stesso giorno, alle 15.35 lo start della speciale Castello dell'Acqua e Carona, alle 16.59 la ronda di Albosaggia, sabato alle 10.33 la Cino Cercino, alle 10.55 la Traona Dazio, a mezzogiorno e 14 via la Mossini Buglio in Monte, 400 commissari dislocati sul percorso, tanti gli eventi collaterali con epicentro il polo fieristico di Morbegno, da Vallelunga arriveranno i super driver di ACI. C'è Morbegno Motor Event che all'interno del polo fieristico è qualcosa di diverso, di nuovo. Prima della gara Città di Morbegno ci sarà l'esibizione di drifting e poi le auto elettriche di BMW e Enel che faranno una dimostrazione di guida sicura. Mi piace citare l'esibizione di Oliviero Bormolini che è un bravissimo pilota, istruttore di guida su ghiaccio di Livigno che ci porta la mitica Delta S4 in livrea Martini. Ho i brividi solo a citarla perché per chi ama i rally, chi ha una certa età, ha un ricordo indelebile.